Si sa che viene carnevale e mentre i ragazzi rassegnati tornano a scuola c'è già chi lavora per fare la festa più bella con la sfilata e i carri che da noi è già una tradizione Abbiamo oggi il piacere di intervistare il signor Franco Rosati che è un protagonista del Carnevale Chiusino Come e quando gli è venuta l'idea dei carri a Chiusi? Intanto vorrei ringraziare la scuola media di Chiusi che ci dà questa opportunità di parlare del nostro carnevale chiusino. Il carnevale chiusino nasce nel 1952, quest'anno infatti è la sessantesima edizione, e è nato diciamo, come campanile in maschera. Cos'era campanile in maschera? Era i carnevali della zona, praticamente tutti i comuni limitrofi facevano un carnevale, era come una sfida. Che poi questa sfida veniva ripetuta al teatro Pietro Mascagni da dove è nato i ragazzi in gamba. Dunque il carnevale è nato, diciamo per lo sfottò tra i chiusini, tra i paesi, come dicevo prima, che facevano il carnevale. Perché ora siamo rimasti nella zona solo noi. Mentre gli altri voi per mancanza di volontariato, vuoi per poca voglia, insomma, hanno abbandonato. Questa tradizione di fare il carnevale con i carri allegorici, con le maschere, noi con moltissime difficoltà abbiamo continuato e siamo arrivati alla sessantesima edizione. Infatti, quest'anno festeggiamo i 60 anni del carnevale chiusino. Quanti carri ci saranno quest'anno e quali sono i temi affrontati? Dunque, i carri del carnevale quest'anno sono otto, di cui sette le facciamo noi volontari. Io e Sergio Morgantini, che poi parlerà sul carnevale, su come vengono montati i carri, i temi sono un po' vari, sono un po' a polemica. Perché la polemica? Perché purtroppo ci troviamo a lavorare in un capannone dove ringrazio il Comune che ce l'ha concesso dopo tanti anni diciamo, di richiesta però ci troviamo a lavorare in difficoltà economica, in difficoltà di presenza umana e allora facciamo, abbiamo fatto. La Ferrari dove è guidata da Benigni perché un po' rappresenta diciamo, il comico all'italiana. Mentre lui a Firenze si presentò in teatro con il cavallo, noi lo facciamo presentare a Montallese nella pista sulla Ferrari. Noi ci siamo dovuti modernizzare e sarà la Ferrari guidata da Benigni. Poi abbiamo il carro con il pupazzone vecchio, con la barba bianca che rappresenta i 60 anni del re carnevale. Abbiamo una torta dove questa torta si muove e girano le candeline con, i, con gli anni del carnevale. Poi abbiamo una balena sopra una diligenza, perché questa balena si è arrabbiata con tutti i chiusini che non danno un contributo e che ha preso questa diligenza e se ne va e ha detto vi saluto e non ne voglio più sapere del carnevale chiusino. Poi abbiamo il sole. Un carro del Sole dove rappresenta la speranza perché il Sole ci illumina, il sole ci dà luce il sole ci dà vita. Poi abbiamo il carretto siciliano, che è una tradizione, ormai diciamo, un po anche qui dalle nostre zone, dove non c'è più confini diciamo, di regioni e neanche di nazioni. E infine abbiamo due carri rappresentati da uno che dirige un'orchestra e uno che dirige un'altra orchestra ma questa orchestra, benché sono dei suonatori sono rappresentati da delle mucche e da, e da dei vitellini in poche parole abbiamo dato questo sketch perché cambiano i suonatori ma la musica è sempre quella e qui ci rappresentiamo a fare una piccola critica all'amministrazione comunale che ogni anno noi gli abbiamo chiesto dei contributi un pochettino più diciamo, di considerazione e ha fatto finta di non sentirci troppo. Allora noi abbiamo preso e abbiamo voluto cambiare dei suonatori, vedendo se con gli animali riusciamo a farci capire meglio che dalle persone. Grazie. Ah, mi scuso, poi abbiamo il carro che questo lo fa volto amico di Montallese, che sono i puffi e ci sarà un grosso carro con un fungo e sotto questi puffi che girano intorno al fungo. Abbiamo qui il signor Sergio Morgantini, l'autore di questi tanti carri che, che sfilano per chiusi. Signor Sergio Morgantini, ci può raccontare come vengono costruiti questi carri? Allora, la prima cosa, i carri vengono costruiti, noi in maggior parte li ricostruiamo, perché siamo in contatto con diciamo, con l'editore arezzo, arezzo che ci fornisce qualche pezzo, già buttati, scartati, che noi le restauriamo e le rimettiamo in opera. Solo che purtroppo siamo sempre nelle difficoltà, come diceva prima Franco, perché qui eh, collaboratori non ce n'è, promesse ce n'è tante, ma noi si fa quello che si può, però più di questo non ci si arriva a fare. Ora, da anno per anno si è migliorato senz'altro abbastanza, per noi, eh, per noi si è migliorato, però se per tanti non va bene, noi purtroppo ci dispiace, ma più di questo non si può fare. Non è che ci diamo mari e monti, noi abbiamo bisogno di materiale per lavorare, per costruire questi carri. se vuol fare qualcosa ce lo dà qualche cosa, ma non anche nemmeno soldi, materiali. Perché anche se adesso qualche ragazzo fa qualcosa, strutturare qualcosa, fare qualcosa di nuovo. dove si sono i ragazzi che vengono c'è il materiale. Perciò non abbiamo bisogno che ci sia una mano, perché non è che si fa per noi, noi nemmeno ci conosce nessuno, noi si fa per il paese. Quali materiali servono? Dunque, i materiali servono per sempre. sempre se qualcuno di voi nella scuola organizza qualcosa, a noi ci viene incontro, potete venire laggiù, fare qualcosa, vi si sente a fare quello che si sa fare a noi, noi inseriamo. Però i materiali sono questi: ci vuole un po' di pennellini, degli acquarelli, anche gli acquarelli, e un po' di barattoli di vernice, cinque colori per la base, perché si può fare tutto. Venute da cercare un colore, e fa questo, questo e quell'altro. Poi ci vuole un po' di buona volontà, che uno, una volta ogni tanto viene giù, sta lì con noi. Fa questo, fa quell'altro, si diverte, poi, poi qualcosa di 16, si potrebbe fare questo, vediamo, si potrebbe farlo, si cerca di farlo. Capito? Però il materiale più che altro ci vuole: vernici, pennelli, carta e colla. Ma non la colla, la colla ci vuole quella buona, non la colla con la farina perché dopo si stacca, invece quella colla si risparmia parecchia. Capito? Rende di più e si fa meglio il lavoro. Oggi, sabato 19 dicembre 2011, alle ore 11, le porte della scuola media Galileo Galilei sono state aperte ai genitori dei ragazzi per l'inaugurazione della biblioteca scolastica. Un'aula è stata adibita a questa funzione per l'incontro ragaz dei ragazzi con il libro. Alla cerimonia sono presenti la preside dell'istituto e i consulenti della COP Centro Italia. Sentiamo ora le opinioni dei ragazzi. Cosa ne pensate di questa iniziativa presa dalla scuola? Secondo me questa iniziativa è una cosa molto bella perché i nostri professori ci tengono che noi leggiamo e quindi il fatto che hanno creato una stanza apposta per fare questo è una cosa molto importante. A voi piace leggere? Sì, a me piace molto leggere perché sembra di essere dentro le avventure. Cosa ne pensate in generale dell'abbellimento di questa stanza? È un passo avanti dalla, dalla vecchia sala lettura? Sì, secondo me è un passo molto grande perché è stata fatta bene e comunque è stata fatta dai ragazzi, quindi hanno potuto partecipare a questo. Oggi è una bella giornata per la scuola, infatti si inaugura la biblioteca dove noi ragazzi possiamo leggere in tranquillità alcuni testi. In occasione la Coop ci ha regalato alcuni libri con un'iniziativa eh, molto bella. Perché avete regalato questi libri alla scuola? Allora, sì, eh, il comitato soci Coop di Chiusi ha deciso appunto di collaborare con la scuola perché eh, ci sembra importante che tra le finalità sociali che il Comitato persegue intervenga ne, negli aspetti più importanti del Paese. Quello della scuola a noi ci sembra un uh, ambito molto importante, e soprattutto quello di intervenire eh, direttamente con la donazione dei libri in un campo, quello della lettura, che purtroppo spesso... Eh, i ragazzi eh, abbandonano un po' e a noi invece sembrava interessante collaborare a questa iniziativa. Perché è importante che i ragazzi legano? Eh, ma perché si vive in un mondo in cui prevale l'immagine, la, la velocità e l'immediatezza? Invece la lettura offre dei momenti di riflessione, di mh, tranquillità in cui uno si ritrova con se stesso e riesce ad approfondire alcuni aspetti. E poi i libri offrono l'occasione di vivere tantissime vite perché ci fanno scoprire aspetti della vita sempre diversi. La Coppa è sempre stata vicina alla scuola con altre belle iniziative, ce ne può parlare? Sì, perché anche questa volta si è fatto sul tema dell'acqua, si, si è aperto al Museo civico di Chiusi, da domani è aperta una, diciamo, una mostra su, con dei pannelli in cui viene percorso il discorso dell'acqua. Dall'inizio quanto è importante l'acqua e il problema de, della gestione di questa risorsa importante. Si è scelto di donarvi questi libri in base proprio alla scelta de, di voi alunni, perché non è, noi non si è messo mano, non si è scelto niente, l'avete scelto solamente voi questi libri, tutti i libri di questa di quest annata o, te, o testi classici cercando di accontentarvi nel modo migliore. Ha lavorato volentieri in questa stanza per noi ragazzi? Sì, eh, mi sono anche molto divertita. A dire il vero, i ragazzi sono stati entusiasti anche se è stato un lavoro diciamo un po' faticoso soprattutto per le scritte perché bisognava prima, rifarle, prima scrivere con i gessetti quindi poi dopo ripassare il colore bianco e quindi è stato un lavoro un pochino difficoltoso in questo senso ma i ragazzi erano entusiasti Come mai ci ha voluto fare questo regalo? A quale scopo? Innanzitutto, il regalo non è veramente non è della Preside. Il regalo è della COP che è venuta a parlare con la Preside dicendo cosa poteva fare per migliorare eh, l'offerta formativa di questi ragazzi. Poiché voi non avevate un luogo, un laboratorio dove poter stare e leggere in pace, ho fatto loro questa proposta. Vogliamo creare un ambiente ideale per i ragazzi, ma ideale sapete per cosa? Per leggere per il piacere di leggere, cioè senza che nessun docente vi venga a chiedere, mi dici cosa hai letto? Mi dici in quante parti è diviso ciò che hai letto? Mi dici quanti verbi c'erano all'indicativo? Mi dici i paragrafi? No, leggere per il piacere di leggere e vedrete che la coppia vi ha anche regalato 600 euro di libri, ma non solo, noi speriamo con il tempo di arricchirla, poi là sopra. Dovreste aver già notato che ci sono i giornali. Tutte le mattine, per un regalo questo del superiore, vi arriveranno i giornali anche di quelli sportivi. E uno può anche leggere il giornale, perché ciascuno di noi deve avvicinarsi a leggere sentendo e rispondendo al proprio bisogno di leggere. Io non sono contraria alle tecnologie, voi lo sapete, però dobbiamo recuperare la voglia di leggere. Perché leggere un libro. Significa sviluppare la fantasia, significa sviluppare la creatività, significa viaggiare e oggi viaggiare con il pensiero, perché spesso viaggiare non possiamo nemmeno più farlo visto la mancanza di soldi. Grazie. Eh, per questa edizione è tutto, ci vediamo alla prossima. Voglio anche ricordarvi che il TG dei ragazzi è visibile su YouTube, Facebook, Teleidea e il sito della scuola. Arrivederci a tutti.